Monsignor Girolamo Grillo, benvenuto, vescovo emerito di Tarquinia. È un miracolo? Ai miracoli, non credevo nei miracoli di Gesù. Proprio oggi il Vangelo ne parla. Faceva tanti miracoli, ma alla fine la stessa folla che ha visto con gli occhi i miracoli lo ha fatto crocifiggere. È difficile credere al miracolo, questo voglio dire. Anche lei all'inizio era molto scettico, no? Molto scettico. Sono l'unico vescovo al mondo che aveva ordinato, ingiunto, la distruzione della statua. Il sequestro. È così. Proprio quella statuina. Bisogna distruggerla. Detto, perché... Distruggete questa statua, l'ha detto? Sì, distruggete questa statua perché mi dà fastidio. Adesso tutta Roma diventa qua, tutto così. Quindi immaginavo tutto questo trambusto. Basta, dico, distruggete. Loro me l'hanno nascosta invece di distruggerla. Quando ha pianto? Ci può raccontare dove era, con chi era? Immagino non se lo dimenticherà mai. Quando ha pianto, ha pianto non perché io volessi. In seguito a una telefonata di Don Amort, il famoso esorcista, sì. Così, il quale aveva detto così in una telefonata, a viva voce, io sento il telefono, dice: state attenti, che sapevo già dall'estate precedente che una Madonnina avrebbe pianto a Civitavecchia, sarebbe stato un brutto segno per l'Italia, perché sarebbe stato eletto più in là un certo Prodi, così, e questo Prodi lo avrebbero ammazzato le Brigate Rosse. Oh mamma mia! E così. E allora bisogna pregare, pregare moltissimo per evitare tutto questo. Io non credevo. Ma sciocchezze, vanno a raccontare queste sciocchezze a chi? Non ci sono più le Brigate Rosse, ho detto così. Invece c'erano, purtroppo. Però, insomma, ho risposto male. Mia sorella, poverina, ha sentito. E al mattino presto viene e mi dice: fratello, hai dormito questa notte? Dico: perché no? Dico: tranquillo. Io non sono riuscito a dormire. Pensavo a quello che ha detto Don Amort. E Don Amort ha parlato così: bisogna pregare. Io non me ne ritorno a Roma, eravamo a Civitavecchia, no? Così, se tu non mi fai pregare, ma pregare non nuoce, ho detto io. Così, alla fine mi sono stancato, andiamo a pregare. Così, e siamo andati, ho detto alla suora, perché non era con me la Madonnina, era custodita in un cestino con della bambagia, perché i Gregori... E io ero in contrasto. Che la famiglia, insomma, che aveva nel giardino la statuina. Così, era, così non voleva che si sciupasse tutto, e quindi stavo attento così. Era chiusa in un armadio in alto la suora. E lei la voleva distruggere, questa statuina. Appunto, a un certo punto, che succede? E poi avevo paura dei civitavecchiesi, i quali dicevano: bisogna buttare fuori questo vescovo, così, perché non crede a queste cose. E quindi, 10.000 firme. Hanno cominciato sui giornali: vada via il vescovo. Così. Quando è che ha pianto? Quando è che avrebbe pianto? Ha pianto nelle sue mani. Quando la suora mi dà il cestino tra le mani, e ci siamo messi tutti a pregare, non nuoce, anch'io con gli occhi un po' socchiusi, quando prego faccio sempre così. Così, allora, pregavamo tutti in silenzio, e mentre si recitava Salve Regina. Io dicevo il latino, loro ciascuno nella sua lingua, la lingua o italiana o rumena, eccetera, eccetera, così, perché la sua era romena, sì. Così, e tutte e quattro poi ci siamo: che cosa pregavi tu? Che cosa pregavi? Salve Regina, salve Regina. Pregavate nel momento tutti in cui... Sì, salve Regina, allo stesso momento, ognuno nella sua lingua, senza mettervi d'accordo. Allora, quando siamo arrivati, io ero arrivato... Il latino, illos tuos misericordes, mostra a noi quegli occhi tuoi misericordiosi. Mio cognato fa: non vedi, che succede? Io spalanco gli occhi e mia sorella mi dice: eri diventato pallido come la neve. Così, così in quel momento una luce misteriosa ti ha abbagliato e ti ha chiuso gli occhi. D'ora in poi piangerai anche tu. E io asciugo sempre lacrime, perché... Questa, la Madonnina allora... avrebbe pianto 13 o 14 volte in presenza di tanti testimoni, di nuovo volta. Nel giardino dei Gregori, e insomma la Madonnina Civitavecchia è diventato un posto in cui si va a pregare. Benvenuto al nostro Paolo Brosio.